Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questo. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro. È secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Cosa vi ha provocato l'ascolto di questo Vangelo? Cioè, ascoltando questo Vangelo, vi sono venuti in mente dei pensieri, delle situazioni, delle persone, oppure eravate altrove? Perché è un Vangelo centrale. Quando la parola di Dio ci porta al cuore del Vangelo e ci porta a confrontarci con i messaggi fondamentali, questo è il comandamento dell'amore, io personalmente mi sento un po' in difficoltà, a disagio, un po' perché sono dei brani conosciuti, commentati, super commentati, per cui il rischio è quello di far dire al Vangelo quello che già so di questo Vangelo. Ma siccome ascoltandoli, appunto, li conosciamo già, questi versetti, queste frasi, queste parole, facilmente la testa va altrove. Eppure è un brano centrale nell'economia del Vangelo di Marco, del Nuovo Testamento e della nostra vita di fede. Anche se, non so se avete notato, quando lo scriba chiede a Gesù qual è il primo e più importante dei comandamenti, Gesù risponde ripetendo pari pari che cosa? Shema Israele. Ok, che avevamo ascoltato qualche volta, quando, vi ricordate? Questo brano che Gesù cita del Deuteronomio lo abbiamo ascoltato altre volte. Vi ricordate quando? Nella prima lettura. Cioè stasera. C'era bisogno che Gesù, figlio di Dio, si incarnasse per ripetere una cosa che era già stata detta. Perché il precetto dell'amore esisteva già. Amare Dio, amare il prossimo come se stesso, già era stato detto da Mosè a nome di Dio nel libro del Deuteronomio. C'era bisogno che il figlio di Dio si scomodasse per fare una citazione, cioè dire una cosa che già era stata detta. Dove sta la novità di Gesù? Nelle domeniche precedenti, che abbiamo vissuto insieme,
noi abbiamo incontrato un Gesù che va incontro a dei ciechi, va incontro a dei sordi, va incontro a persone che non riescono, non vogliono capire, e si presenta come un terapeuta. Un verbo che più volte è usato nel Vangelo è questo, terapizzo, che vuol dire terapizzare. Gesù è un terapeuta che spalanca gli occhi, che apre le orecchie, che scardina la chiusura e la durezza del cuore, riportando il cuore a capire. Per cui la novità di Gesù dove sta? Non tanto nel precetto dell'amore, che già c'era, ma nel dire, in questo caso lo scriba, e oggi a noi, guarda che la possibilità che tu hai di vivere questo comandamento sta, parte dall'incontro con me, Gesù, figlio di Dio. Qual è il più importante comandamento della Bibbia? Non senti, sono un po' sotto. Eh? Amare, amare il prossimo, amare Dio. No, non è questo. Attenti. Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: ascolta, Shema Israele. Ascolta. Attenti che nell'originale greco l'unico imperativo è ascolta, perché poi amerai e al futuro. Cioè Gesù non sta dicendo devi ascoltare, devi amare, imperativo. No, l'unico imperativo è ascolta. Ed è da questo ascolto che nasce la possibilità e la capacità dell'amore. Amerai Dio, amerai il prossimo come te stesso, quindi amerai te stesso, a partire dall'ascolto. Tu sai ascoltare il Signore? Sappiamo ascoltare il Signore? Perché si possono frapporre tanti ostacoli tra me e la sua voce. Per ascoltare il Signore non ci vuole un cuore. Noi a volte immaginiamo che un ostacolo all'ascolto di Dio sia il nostro cuore infetto, imperfetto. Siccome ho tanti peccati, siccome faccio tanti peccati, siccome io non sono come dovrei essere, non riesco ad ascoltarlo. Non è questo l'ostacolo. L'ostacolo all'ascolto di Dio non è un cuore imperfetto, ma un cuore perfetto. Un cuore che si crede perfetto. Un cuore che pensa di non aver più bisogno di nessuno, di niente, e nemmeno di Dio. Autoreferenziale, per usare una parola difficile. Uno che dice già ho capito tutto della vita, già so tutto degli altri. Già ho la mia idea di Dio, quindi non c'è bisogno che lo ascolto, già ti conosco. Questo è un ostacolo. Eppure l'ascolto di Dio, come ci fa capire Gesù, è il punto di partenza dell'amerai, della possibilità di amare e Dio e gli altri e noi stessi. Quali sono gli ostacoli della mia vita che si frappongono tra le mie orecchie e la voce di Dio? A volte ci sono delle paure, dei timori, che Dio possa venirmi a dire una verità su di me. E quindi io metto le mani sulle orecchie. E poi c'è l'ascolto del prossimo. Bonhoeffer diceva che il primo servizio al prossimo è l'ascolto. Oggi c'è questa ira di Dio di parole, verbosità, parole che dicono poco o niente. Tutti sentiamo di avere il diritto di parlare, in pochi sentiamo il dovere, la responsabilità di ascoltare.
E tanti drammi nella vita anche dei nostri ragazzi nascono o perlomeno si accentuano a partire proprio da questo, dal fatto che non trovano qualcuno che li ascolti, qualcuno a cui posso dirmi, posso raccontarmi. Come si fa ad ascoltare il prossimo? Perché attenti, il comandamento dell'Antico Testamento che Gesù riprende, ascolta Israele, amerai, l'imperativo è ascolta, quindi ascolta Dio, ascolta il prossimo, ascolta te stesso. Da qui nasce la possibilità e capacità di amare, amarsi. Cosa ci vuole per ascoltare il prossimo? Volendo usare un'immagine o delle parole sintetiche, ci vuole un passo indietro e il cuore in avanti. Un passo indietro è la capacità di decentrarsi. Quante volte nelle nostre parole, nei nostri discorsi, ci siamo noi e soltanto noi. C'è il nostro io. Soffriamo tutti di obesità dell'io. Al punto che quando l'altro parla non lo ascoltiamo, perché c'è questo io super obeso che copre tutto. Un passo indietro, decentrarsi vuol dire creare uno spazio. Vuol dire andare incontro all'altro con il cuore in avanti, creare una dimora per l'altro. Quando tu incontri una persona, questa persona che hai davanti ha la percezione che tu sei per lui una casa, un luogo accogliente. Decentrarsi vuol dire questo, dare all'altro la possibilità di essere e di esprimersi per quello che è. Punto. Senza le mie visioni narcisistiche, senza il mio atteggiamento egocentrico, senza i miei punti di vista super esatti che di fatto fanno abortire l'altro, la sua possibilità di essere. Una delle caratteristiche principali dell'amore al prossimo, diceva Simone Weil, è l'attenzione all'altro. Ora, per quello che è, ascoltare l'altro richiede un passo indietro e il cuore in avanti. Un cuore è ciò che si fa stanza, dimora, accogliente. L'altro, incontrandoti, deve poter dire: ah, mi sento a casa, mi sento bene, mi sento accolto. Lo facciamo? Riusciamo a farlo? E l'ultimo c'è l'ascolto di se stessi, perché per poter ascoltare la voce di Dio senza avere la presunzione di un cuore perfetto che ha già capito tutto, e per poter ascoltare l'altro facendo un passo indietro e andando con il cuore in avanti, è necessario mettere una mano sul cuore per sentirsi, per ascoltarsi. In termini medici, quando un medico prende lo stetoscopio e lo poggia sul petto del paziente, questo termine si chiama auscultare, in latino, che vuol dire concentrare tutta l'attenzione nelle orecchie per cogliere eventuali disarmonie, aritmie del cuore o del respiro. Io ascolto Dio, io ascolto il prossimo, nella misura in cui metto la mano sul cuore per ascoltarmi, per capire cioè quello che si agita dentro di me. Ma perché in questo momento mi sto comportando
importante in questo modo? Cosa c'è dietro le parole che ho appena detto? Cosa si agita nel cuore? Perché se io non mi ascolto, non mi conosco, facilmente arriverò ad una interpretazione distratta della realtà, distorta dell'altro e di Dio. Vorrei che torniamo a casa questa sera, tornassimo a casa questa sera con questa acquisizione. Il primo comandamento è ascolta, imperativo, da cui nasce il futuro amerai, la possibilità di amare e Dio e gli altri e se stessi. E tutto questo in sintesi richiede questi tre passaggi. Primo, non avere la presunzione di un cuore perfetto, che non ha più bisogno di niente, di nessuno e nemmeno di Dio. Secondo, saper fare un passo indietro e andare avanti con il cuore, perché questo cuore, il nostro cuore, sia una casa più abitabile, perché il nostro cuore è una casa in cui noi spesso ci viviamo male, potrebbe diventare una casa più accogliente e per rendere una casa per gli altri. Terzo, qual è il terzo? Ascoltare se stessi, cioè una mano sul cuore per sentirsi, per ascoltarsi, per capire cosa c'è dietro a quello che io in questo momento sto dicendo, sto facendo, sto pensando, perché noi siamo analfabeti spesso nel dare un nome alle emozioni che viviamo. E tante fatiche e problemi anche relazionali, di amicizie, di coppia, nascono da qui, dal fatto che noi non diamo un nome a quello che abbiamo dentro. Non sappiamo ascoltarci.